Prosegue venerdì prossimo 23 novembre alle 20.30 sino alle 22.30 presso la sede di via Torresana a Borgo Taro il corso di primo soccorso per militi volontari organizzato dall'assistenza pubblica Borgo Taro Albareto. Siamo giunti alla 12ª lezione, il tema verterà questa volta sull'automedica, ovvero storia ed evoluzione di un mezzo di soccorso avanzato, nuovi percorsi brevi, cardiologico, neurologico, politraumatizzato. Docente sarà il dottor Rossano Botto, che è il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. E adesso un momento musicale grazie al gruppo musicale Madrega, che ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con una serata in quelle di Fidenza, un gruppo nato a Pellegrino Parmense. Il gruppo musicale dei Madrega ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con una serata presso l'Arcitown Pub di Fidenza. Il complesso è formato da quattro ormai ex ragazzi di Pellegrino Parmense che si sono messi insieme nel 1987, quando non avevano ancora compiuto 17 anni, e proseguono tuttora la loro attività con grande entusiasmo. E il gruppo continua ad andare avanti, a sprigionare emozioni, a scrivere canzoni e musica. Il resto del gruppo sono Zerbini Alessandro, vuoi dire qualcosa Ale? Niente? Zerbini Giovanni alla batteria, Pambianchi Guido al basso. Particolarità di questo gruppo è il fatto che, salvo pochissime eccezioni, l'intero repertorio è costituito da brani di loro esclusiva composizione, sia come musica che come testi. Facciamo anche cover all'occorrenza, però la maggior parte dei pezzi sono scritti da noi, non la maggior parte, tutti. Tutti in italiano, siamo partiti con pezzi scritti in inglese all'inizio, ok? E poi abbiamo continuato per questa strada perché è doveroso dare un omaggio, diciamo, alla nostra terra, all'Italia, a tutte queste cose qua. Più o meno, giusta? Te lo passo. Eccoci qua, sì. Scriviamo materiale nostro perché ci diverte, ci piace, riusciamo a dire quello che vogliamo, non abbiamo vincoli, non ci diamo degli obiettivi, ci divertiamo e lo facciamo da 25 anni. Vuole dire qualcosa batterista, signor batterista? Le passo il batterista. Salve, saluti a tutti. No, volevo dire che dopo i Pucci siamo noi, quindi sono 20. Ironicamente, veramente, è un buon. Mi tolgono il microfono, detta questa. No, comunque, guarda, ci siamo sempre divertiti, stiamo assieme perché ci divertiamo, abbiamo la possibilità di sfogarci facendo musica nostra, canzoni nostre, testi nostri. Chiaramente ogni tanto qualche cover va messa dentro perché al giorno d'oggi i locali richiedono anche quello. Lo facciamo volentieri, chiaramente scegliamo tra le nostre nicchie di musica e ci divertiamo così. Posso passare il microfono a Guido, che è il bassista. Parla in inglese, fai l'intervista in inglese. Happy birthday, Madrega, 25 fucking almost wasted years. Bene, poi c'era anche Antonio Ruotolo, che era il nostro primo chitarrista. No, scusa, vuoi venire un attimo? No, un attimo, facciamo parlare anche lui, è doveroso perché ha iniziato con noi nel 1987, quindi l'abbiamo riportato qua stasera dopo 25 anni. Ma siamo ancora amici. E siamo ancora amici. Te lo passo. 25 anni di passione, 25 anni sulla strada, così si sarebbe detto qualcuno che sarebbe diventato famoso, ma siccome che famosi non tutti diventano, la cosa più importante è 25 anni di amicizia, grande amicizia. Che
Passiamo alla pagina sportiva, perché questa sera alle ore 20:45 sul campo sintetico di Colorno si recupera la partita tra Compiano e Madregolo della 10ª giornata di campionato di seconda categoria. In penultima posizione a quota 7 punti, questa sera il Compiano avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il suo carnet. Alle 20:45 infatti è in programma il recupero della 10ª giornata del campionato di seconda categoria, dove causa maltempo Compiano e Madregolo furono le uniche a non scendere in campo. Sulla carta l'incontro è avvincente, ma non certo dei più facili per la squadra della Valtaro, visto che sul campo sintetico del Colorno ad attenderla c'è una formazione che ricopre attualmente la 4ª posizione ed è reduce da una bella vittoria niente meno che con la 2ª della classe, il Ghiare. Una vittoria per il Madregolo significherebbe agguantarla a pari punti in classifica, un pareggio vorrebbe dire invece raggiungere il Solignano che è terzo. Ovvio dunque che la squadra farà di tutto per mantenere l'impronta data a questo campionato sino a qui e proseguire verso la vetta. Il Compiano, che dopo un bruttissimo inizio cerca ora di risalire la china, è reduce da un paio di pareggi che hanno ridato fiato al gruppo, soprattutto l'ultimo incontro con il Felino molto combattuto e terminato sul 2-2, ha fatto vedere una squadra unita che c'è, che è in grado di creare azioni, mettere in difficoltà gli avversari e soprattutto segnare. Sicuramente la voglia di riscatto sarà più forte di tutto. Vedremo se lo sarà anche degli avversari. Siamo al meteo per domani, giovedì 22 novembre, nuvoloso per tutta la giornata con brevi schiarite e momentaneo rasserenamento sui rilievi nel pomeriggio, foschie dense, nebbie mattutine in lento dissolvimento. Le temperature minime stazionarie, valori tra 5 e 6 gradi, le massime in lieve aumento con valori intorno ai 10 gradi, i venti saranno quasi assenti. Vi lascio con la programmazione serale di RTA, si comincia alle 20:45 con la rubrica Dottore TV, alle 21:15 il programma musicale Mille Voci, al termine del programma musicale il nostro TG. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, per aver scelto la nostra informazione che puntuale ritorna domani alle 19:35. Buona serata.